Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sandwalkers, ma prima di iniziare e di provare insieme questo titolo voglio parlarvi di una cosa che non mi è piaciuta tantissimo. Il gioco, come vedete, quando è uscito aveva questa dicitura, aveva la lingua italiana. Quando il gioco l'ho avuto in anteprima di un paio di settimane, l'ho avviato e non c'era la lingua italiana, mancava la lingua polacca e italiano, mi pare. Il polacco è stato aggiunto, l'italiano è stato proprio rimosso e infatti avevo fatto questo video per dire: vuoi vedere che è infatti su Steam l'italiano non c'è più, è scomparso, se andate a controllare. Insomma, detto questo, non mi è piaciuto tanto, probabilmente magari è stato fatto anche per farlo mettere nella lista dei preferiti anche dagli italiani, in modo da valutare se la traduzione era fattibile o meno, ma un cane che si morde la coda qui, quindi non è stato fatto probabilmente, quindi l'italiano non lo hanno fatto, ma non escludo che possa arrivare in futuro. Però ecco, potrebbe aver indagato, sì, potrebbe aver ingannato un po' di persone questa cosa, e mi dispiace. Però il video, il gioco me l'hanno mandato, lo dobbiamo fare e cerchiamo di capirci qualcosa. Siamo in un mondo, cioè in un'ambientazione, una sorta di, non so, post-apocalittico, nel senso che questo è un gioco di esplorazione a turni, dobbiamo creare una squadra e viaggiare attraverso questo mondo fatto, diciamo, a esagoni per riuscire a trovare e resuscitare l'albero madre. Ci saranno degli eventi, ci saranno dei misteri da scoprire, ci sarà il meteo che sarà un importante fattore. Comunque, vedete, l'italiano c'è ancora, ma non c'è. Quindi, tanto così, lo mettiamo in inglese. La risoluzione è tutto ok. Non mi piace tanto questo medium qui. Lo mettiamo su high, per quello che possa cambiare in un gioco pixel. Comunque, lo iniziamo. Attenzione, i tuoi carovanieri, il tuo inventario e i tuoi servizi saranno persi. In questa... vabbè, confermo. Così finisce la tua avventura nel caravan. Sì, fanne una nuova. Grazie. È molto bella invece, devo dire, l'introduzione, la intro, adesso non... Come un proverbio di Macab dice, per i nuovi nati il sole è sempre sotto. Per noi l'espansione del meteo caotico conosciuto come va troppo veloce. È solo vecchio di 3 secoli, insomma da 3 secoli per i nati è normale, per noi vecchi di vecchia data no. Vedete, carino come realizzazione di filmato, però vabbè, insomma noi saltiamo e andiamo avanti sperando di trovare un tutorial che ci insegni come giocare. Semplicemente immagina, speranza se n'è andata col vento, il tempo cancella lo scenario, tutte le conoscenze perse, cancellate. Parlo di noi, i nostri corpi, le nostre menti, il nostro mondo. Siamo meramente supportati dai giganti del passato? No. Vabbè, siamo noi che li portiamo avanti. Sì, vabbè, questa classica cosa qua. Ok. Presto, dopo l'inizio del viaggio, una tempesta ha preso la 7ª caravana di sorpresa. Separata dagli altri, Tulla è un botanico della 7ª caravana, uno dei nostri antenati. Allora. Sì, si è ritrovato sepolto nella sabbia. Quando la tempesta è passata, è riemerso e ha consumato delle piccole risorse che lui aveva. Allora, le risorse sono il cuore della sopravvivenza dei carovanieri. Tu le ha finite, insomma, ed è in pericolo. È una donna, sci, quindi è una donna. Ogni movimento ha un consumo associato di risorse. Quando i carabinieri finiscono le risorse, la loro vita viene consumata invece delle risorse, insomma. E questo può condurre a una tragedia. Questo è al momento l'obiettivo.
I punti bussola, punta, no, la bussola punta in una linea dritta, ma può mancare di precisione o essere totalmente assente, dipende dall'informazione a tua disposizione. Ok. Quindi praticamente noi abbiamo Neutral Event. Ah, praticamente qua abbiamo gli eventi, niente. Le imboscate dei nemici, niente. Stiamo mancando di risorse, il sole non dà effetti al momento, questi sono i memory points. Abbiamo la quest, sopravvivere, quindi vedete che cliccando qua si apre. Qua sotto abbiamo le quest appunto che si aprono sempre, la region map e il caravan e non abbiamo niente. Allora, vedete, abbiamo la bussola che in pratica in sintesi è più preciso che col WASD col tenere premuto il tasto destro. E vedete che dobbiamo andare più o meno qua. E come ci dicevo, potrebbe essere impreciso. Comunque, attualmente noi abbiamo sabbia e la perdita dell'8% di vita per muoverci fino qui. È quello che faremo. Vedete che continuiamo a perdere vita. Il gioco ci sta portando in questa direzione, credo, che voglia farci perdere un po' di vita. Là sembra esserci un'oasi o qualcosa. Alcuni cactus sono edibili. Questa è la conoscenza base wandiana, è cruciale per la sopravvivenza degli MKA e delle loro caravane. Non sa di molto, ma i carovanieri non possono trovare di meglio in sintesi, quindi andiamo a prendere sta roba qua. Tieni premuto il tasto destro per muovere la camera, sì, lo so già. Quindi... Ok, vedete che ho preso un po' di roba. Allora, non so cosa abbiamo preso qui. Sabbia. E andiamo anche di là. Ah, perché vedete che adesso il movimento mi costa risorse. Mi costa risorse. Che tra l'altro mi piacerebbe vedere dove sono. Ah, eccoli qui, eccoli qui. Che bambo è qui. 15-20, quindi praticamente il movimento mi costa 6. Per andare fino lì, ma me ne dà 15, quindi torniamo a 20. Ok, ci stiamo muovendo in modo abbastanza tattico. Ci muoviamo da qui a lì, ne prendiamo altre. Hai appena raccolto un pezzo di un cactus. Quando tu possiedi un oggetto usato in esplorazione, viene mostrato su questa barra. Cliccalo per aggiungerlo alle tue risorse. 5 supplies. Non ce l'ho, cioè nel senso che vabbè, lo uso dopo, insomma, quando va bene. Andiamo qua. Abbiamo una eccolo qui, bellissimo, perché da qui probabilmente è un punto di osservazione. Graficamente è molto carino, devo dire. E si vede che non c'è nulla di esplorabile, perlomeno il deserto è circondato da montagne. Ora vedete che abbiamo 12, io adesso cliccandolo dovrebbe darmene 5, infatti vado a 17. Andiamo, prendiamo un po' di risorse ancora. Dopo aver crawled viaggiato per anni, per sì, eoni, Tulla finalmente ha raggiunto il mare di sabbia dove è stato separato dalla sua caravana. Ok, ci sono leggende sul mare di sabbia. Sì, vabbè, questa è una roba che non ha senso tradurre. Solite leggende che si dice che le conchiglie siano. Vabbè. Il movimento dipende dal tipo di terreno. Potrebbe essere più o meno efficiente andare in giro. Infatti, probabilmente muovendosi su questo terreno qui, il movimento vedete che è di 2 in più di consumo, no? Se io mi muovo qui, 4, no, sembrerebbe essere uguale. Ah no, è meno 6, meno 6. Sì, perché ci dà... Ah, ma è il totale questo, è vero. Ok, vabbè, intanto io mi muovo qua, prendo altre risorse. Vedete che me ne toglie 4. 4, 4, 6, ok, vabbè, vai te a sapere. Che devo fare? Io mi muovo qua, almeno qui mi consumo meno e prendo questa roba qui. Mannaggia, no, andiamo giù. Qua perderò un po' di vita, per forza. Ok, ripreso nuove cose. Non sfido questo, per quanto ci sia anche il combattimento. Però io adesso riprendo la mia carovana.
E mi riunisco alla carovana, ma riunisco, la vedo dura guardando in che condizioni si trova. Tu là non è sorpresa. Sì, va bene. Faccio una ricerca e trovo cura delle erbe, insomma. Allora, praticamente dalle sabbie sembra che un protettore sia sopravvissuto. La caravana è tenuta insieme dalla fede nella missione. È la speranza è cruciale, una risorsa essenziale. Se scende a zero, la caravana si scioglie e abbandona la sua missione. Molte differenti situazioni possono dare o togliere speranza. In aggiunta, vari livelli di speranza possono attivare buff, debuff e eventi speciali. È carina, come idea. Calcolando che è una sorta di roguelike, qua c'è un pozzo. Dry well. Vabbè, questo, ma. Continuiamo ad andare di là. Continuiamo a fare. Ogni carovaniere ha un incantesimo che può castare durante l'esplorazione. Ah, sì, perché ci sono i carovanieri, li vedete qua sulla sinistra. Possono riguadagnare il loro incantesimo riposando in città, quindi usali con saggezza. Allora abbiamo Life Springs, fertilizza i campi aridi e piante, e l'altro aumenta lo scudo di tutti i carovanieri. Scusate, io voglio provare sta roba qui. Spettacolo, se funziona. E praticamente mi consuma una cavolata. Vedete che sul deserto consumiamo due delle risorse, mentre invece sull'erba ne consumiamo uno solo. Quindi dobbiamo combattere. Io non bevo ancora questo, ma andiamo a fare lo scontro e vediamo come funziona, così vediamo anche questa dinamica qui. Dovrebbe essere a turni. Preparati per la battaglia e posiziona le tue unità. Dove le muovo le unità? Cioè non posso muoverle. Qua abbiamo uno, qua abbiamo l'altro. Questa è Tulla, botanica. E questo è Giundo. Va bene, start fight. Vediamo come funziona. Allora, sei penetrato in combattimento. Questo succede quando incontri ostili creature e persone. Nelle fasi di combattimento stai provando a sconfiggere il tuo avversario, cercando di minimizzare i danni subiti. Ogni personaggio in battaglia ha una velocità, una statistica, un numero, che determina la sua posizione nell'ordine dei turni. L'iniziativa, in pratica. Quando tutti i personaggi hanno giocato, un nuovo turno comincia. Un personaggio ha vita e i valori di scudo e vita, che lo scudo è qua sotto, il 5, 30 su 30 invece è lì, ok. Lo scudo rigenera alla fine del combattimento, ma la vita no. Se un personaggio perde la sua vita, muore e va a zero, insomma, se arriva a zero muore. E qua abbiamo le abilità, quindi praticamente noi abbiamo Piracanta Vine, che riflette il 50% di danno preso all'assaltatore, e questo Poisoned, veleno letargico. Facciamo questo? Sì. È praticamente una formica, non so cosa sia, ma gli abbiamo fatto del danno. Ok, ora tocca all'altro, alla carica o Inquisitive Stare. Praticamente dà il doppio danno al prossimo turno, credo. Facciamo questo. E gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Devo cliccare per forza uno dei due. Prendo questo. Ah, su noi stessi. Sì, dai, così lo uccidiamo di botto appena ci attacca. Usiamo questa difesa così ci attacca. E gli restituiamo metà danno. Che se non credo, ma facciamo la carica. Un punto vita. Venom. Perfetto, l'abbiamo ucciso, abbiamo vinto, abbiamo guadagnato dei punti.
Perfetto. Ok. Ah, ricomincia il verde qua. Ogni carabiniere fa esperienza che è condivisa e distribuita tra i membri del gruppo. Monero romanzi è abbastanza conveniente. Clicca su un carabiniere per spendere esperienza. Ok, clicchiamo su la nostra tool là. Livellare un personaggio aumenta i suoi attributi. Quindi praticamente noi abbiamo preso l'esperienza che è condivisa, che erano quelle sferettine che non sapevo cosa fossero. È condivisa e la spenderò per Lulla. Aumentiamo le sue attributi e potenzialmente i suoi attacchi e le skill di esplorazione. Livelliamo. E dovrebbe darci anche un'abilità nuova, e questa è un po' l'anima roguelike. Quindi praticamente noi possiamo Scleroderma Spores, Corrosive Mucilage, Deadwood Bark. Questa è la corteccia, la mucillagine corrosiva e lo Scleroderma Spores. Questo. E quindi abbiamo preso una nuova abilità e abbiamo consumato tutta l'esperienza. Ora vedete che non possiamo più prenderne altro. Qua abbiamo la Caravan, la Support, la Reputation, quindi con le fazioni di gioco possiamo, e Manage Position, quindi possiamo andare a mettere più o meno davanti, anche in base un po' al tipo di nemico, un po' alla Darkest Dungeon. Quindi praticamente noi adesso andiamo avanti e abbiamo preso qualcosa. Beh, io potrei prendere anche la pozione, direi che lui non sta proprio benissimo, quindi possiamo cliccare qui e prenderla su di lui. Ok, così lo curiamo. E abbiamo l'albero qui, che è un villaggio, e quindi siamo arrivati al villaggio, quindi ricaricherà la sua capacità magica. E qua è il narratore che racconta. Noi narratori, diciamo che la settima carovana è stata assorbita dalle sabbie e così via. Ok. Va bene, questo è la cosa. Abbiamo i frammenti, quindi praticamente ci aiuterà a scoprire la storia, ed è anche uno dei motivi per cui in italiano sarebbe più comodo che leggerlo in inglese, ma parlo per l'utenza totale, nel senso che io vi dico, potrei leggerlo, mi metto lì e lo capisco. Cioè, è sempre quel discorso di motivazione. Cioè, questo gioco qui, se a me o comunque qualsiasi di voi piace come meccanica, piace quello che ha visto, si mette lì, il gioco non mette fretta e vi traducete tutto, cioè non è un problema. Però ecco, fosse stato in italiano, uno che arriva magari stanco la sera è più agevolato a leggere, quello che voglio dire. Poi io, se tu mi metti in vendita in anteprima un gioco che non ha l'italiano, lo specifichi. Se mi dici che c'è e poi non c'è, giustamente io non la prendo benissimo. Allora, praticamente qui abbiamo la città. Puoi amministrare Oniromancer. Ah, ma abbiamo un po' di gente. E quindi praticamente adesso cosa facciamo? Crystal Library. Praticamente possiamo tradare i punti memoria che non abbiamo. E praticamente, per migliorare la carovana, alcune conoscenze richiedono di ottenere un dato numero di frammenti per sbloccare. Quindi praticamente inizi con 20 esperienza, punti esperienza. Ah, perché praticamente quando si muore, si riparte dall'inizio. Credo di aver capito così. E questi sono praticamente i perk che noi abbiamo la volta successiva. La quest board, non no. E live, e ce ne possiamo andare. Quindi qui ce ne andiamo dalla città. Questa è una sorta di hub e la nostra avventura continua. Vedete, io posso premere Esc, non l'avevo notato prima, lo vedo adesso. Quindi ho tutto il tempo di leggere. Va bene, ma noi saltiamo anche questo. Si riparte, vedete che già il clima è cambiato.
Wando è un vasto mondo che è sempre in cambiamento. La mappa della regione mostra. Ok, posso cliccare qui sulla mappa della regione. E praticamente questa è molto bella come cosa. Praticamente. Sì, mi sta spiegando la missione. Quindi vedete che noi. Ah, ci stiamo muovendo con la carovana adesso. Bellino. Perché consumiamo molta meno. Sì, più o meno. Carovana, vedete che abbiamo la carovana. Support non abbiamo niente. Reputazione è sempre quella. Abbiamo queste quattro persone qui che hanno classi diverse. Quindi la carovana è questa. La mappa della regione. E dobbiamo raggiungere questa zona a metà. E quindi è molto interessante come cosa. Perché infatti poi si andrà a affrontare vari eventi. E vediamo se. Non so cosa abbiamo preso. Abbiamo preso risorse. Ci sono nemici. Cos'è questo? Un evento. Ok, quindi praticamente possiamo offrire un pasto, mendicare un pasto, commerciare o attaccare. Quindi noi possiamo andare a commerciare con le varie cose. Beh, diciamo che una vista, diciamo, generale, questo Sandwalkers l'abbiamo visto, è un gioco che è uscito il 19 di giugno e tra l'altro è in Early Access e ci rimarrà per 6 mesi, quindi probabilmente basterà solo aspettare un po' per vederlo completo e magari anche in italiano. Però fatemi sapere perché, a parte la polemica sulla lingua, il gioco non è assolutamente male e potrebbe piacere ad alcuni di voi. Sì, poi il prezzo costa 20 euro. Attualmente, vabbè, con i saldi che lo sto giocando adesso è 17,99, quindi 10%. Ma fatemi sapere, mi raccomando, che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!